imparare, l'ANFAS, Comunitaratore di Livorno Canavese, si è inserito in una collaborazione con la Prolocolo Comune e ha tradotto i pannelli della mostra in facile da leggere. Sì, è nata proprio così. Allora, noi siamo orgogliosi di aver potuto partecipare a un'iniziativa così importante che ha coinvolto la Proloco, il Museo Egizio di Torino e il carcere, e quindi un lavoro di collaborazione che riprende la cultura e la parte sociale. Si tratta di una mostra itinerante che ha coinvolto alcuni detenuti del carcere di Torino che hanno realizzato delle riproduzioni proprio di reperti egizi e li hanno fatti talmente belli che li portano in giro per il Piemonte in modo tale che si possa ammirare questo lavoro importante che ha dato un obiettivo a delle persone private della libertà che hanno potuto così utilizzare il loro tempo in qualcosa di veramente positivo. Cosa c'entriamo noi? C'entriamo perché abbiamo tradotto e semplificato i pannelli espositivi, cioè tutte quelle che sono le spiegazioni all'interno del museo. Il comune insieme alla Proloco ci hanno chiesto di tradurlo in facile da leggere. Oramai le amministrazioni, noi le abbiamo coinvolte più e più volte, abbiamo spiegato loro quanto sia importante semplificare le informazioni, quanto sia utile per noi ma per tutti, e quindi siamo veramente felici di essere stati coinvolti. Noi abbiamo conosciuto, abbiamo partecipato con l'amministrazione comunale in quali occasioni, Matteo? Le elezioni del 2019. Le elezioni del 2019 le abbiamo incontrate. Avevamo anche incontrato la parlamentare Francesca Polomo. Quindi ci siamo fatti conoscere può essere importante, fondamentale. Noi possiamo farsi valere anche se abbiamo una disabilità, non siamo tali ignoranti. Ecco, possiamo imparare di più se semplifichiamo le informazioni. Infatti abbiamo imparato di tombe, gli antichi esisti che sono vissuti 4.000 anni fa. Esatto, semplificando abbiamo imparato noi e nello stesso tempo speriamo che questo nostro contributo sia utile a tutti. La Proloco ha valorizzato il lavoro dei ragazzi, ha realizzato dei pannelli, 3 pannelli oggi presenti all'interno della mostra, che illustrano tutto quello che è stato il nostro lavoro e anche che cos'è facile da leggere, quindi qual è il metodo e come può essere utile per tutti.